Okay, I got a big surprise for you. Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo episodio su Dino Crisis 2. Allora, l'ultima volta siamo arrivati fin qui con Dylan, avevamo ucciso l'allosauro lì, ci siamo ricaricati un po' di munizioni, quindi ci possiamo, rimetto il fucile normale, questo qui, e possiamo andare avanti, quindi usciamo da questo posto che era soltanto praticamente un checkpoint, cazzo. Spostati. Fuga come se non ci fosse un domani. Scappiamo. Spostati. Via via il fugone. Allora. Se vi ricordate, perché io mi ricordo, di qua c'è una porta. Oh merda, pericolo. Poi qui non posso mettere la cura finché sono a terra, molto realistico. Quindi ci curiamo con un bel medikit medio. Liberiamo anche uno slot, medikit medio. Ci riprendiamo tutta l'energia e andiamo, anche se effettivamente... Oh cazzo. Andiamo per di qua. Vabbè, farò due colpi. Distendiamo questi 180 e andiamo di qua. Vai, apriamo la porta. Qui praticamente, se ben ricordo, dobbiamo andare a prendere la maschera antigas. Allora, vediamo un po'. Scena. Look, this is David's mark. That's very cautious of him. That's how you survive. Let's look for another mark. Okay, let's split up then. Ok, allora, praticamente questi qui sono i segni che dobbiamo seguire, praticamente. Andiamocene di qua. Oh, cazzo. Minchia, questi li esplodo proprio. Oh, merda, ok. Almeno vanno giù con un colpo. Oh, shit. No, spostati. Lento come una lumaca. Andiamo per di qua. Finisco anche a uccidere perché qualche diciamo punto soldi non ci dispiace. Che altro dobbiamo fare? Delle combo belle pesanti con mostri. Allora, qui se ben ricordo andavo usata un'arma. Un'arma che forse non abbiamo perché ho il lanciarazzi. Allora forse è secondaria. Sì, insieme a questo qua. Allora, usa. Poi, in pratica, così. Ok. Qui, praticamente, ho vaghi ricordi di quest'area. Ma ricordo che era un po' labirintica. Allora, qui c'è un pack chiuso da una roccia, la spacchiamo, ce l'andiamo a prendere logicamente. Ah no, vabbè, troppo carico, dovevo immaginarlo. Torniamo di qua. Una scala. Ci fidiamo, caverna 2. Vediamo un po' caverna 2 dove ci vuole portare. Scena. Ma morite, va, col mio lanciamino. Questo fa malissimo. Però mica schiatta. Sta merda. Oh cazzo. Ma vuoi morire? Mamma mia. Sono proprio tanti questi. E adesso? Ma chi se ne frega del medikit? Oh cazzo. Oh merda, andiamo di qua. Fuga, merda. Oh cazzo, no. Cioè questo farà tipo malissimo.
C'ha emorragia garantita. Oh cazzo. Oh merda, alzati Dylan, scappa. Ho tutto rosso. Cazzo ha fatto, sta male. No, no, oggetti, cura. Emostatico. E medikit piccolo. Vai. No, però lì è tipo chiuso, quindi spacchiamo questo. Io devo mirare bene perché di questa cosa ho davvero poche munizioni. Non vorrei dover tornare poi indietro. Oh cazzo, e adesso? Merda, andiamo di qua. Ah, c'è il segno, andiamo di qua. Oh cazzo, merda. Spostati. Via. Cazzo, non sono 7. Spero di stare andando anche nella direzione giusta, sennò sono praticamente fottuto. Una scala, andiamo. Ok. Ok, c'è il segno di qua e quindi noi andiamo di qua. Andiamo. Tu brucia. No, spostati però. Oh no, era una trappola, non era qui. Merda, allora è di qua. Cazzo, spostati via. Fugone, qui c'è un altro. Oh merda. Cazzo, spostati. E qui? Di qua, per forza? No, mi sono fottuto. Qua non c'è un... Ah no, è di qua. Sì, va bene. Oddio, lì c'è una pietra, la dovrò rompere. Ma chi se ne frega, andiamo di qua. Oddio, forse la dovrò rompere. Io vado là a romperla, vedo che ci sta dentro. Ormai sono troppo curioso. Forse c'è solo un passaggio che andava da un'altra parte. Lo so, ormai la curiosità mi è salita e quindi devo andare a vedere. Torniamo in quel luogo schifoso. Spacchiamo qui, perché la curiosità è tanta. Ah no, è semplicemente se passavamo dall'altra parte. Ok, immaginavo. Computerino, il computerino ci piace sempre. Mi riacquisto tutti i medikit che mi sono pappato. Riaggiungo anche tutte le munizioni. Ok, fatto ciò, possiamo andare avanti. Saliamo per di qua. Oh, scena. Regina. Go Regina, head towards that control tower. I'll cover you. This must be their nest. I can't handle this by myself. Use that signal bullet. I'll blast a big one to the place you point to. Right. Ok, ragazzi. Preso il razzo segnalatore. Sto pezzo mezzo me lo ricordo. Dobbiamo sparare qualcosa in aria. Segnalatori come arma secondaria. Potrei segnalare degli indirizzi, il fuoco di copertura. Ok, ci spostiamo subito. Sono incazzati neri. Cioè, a dir poco. A dir poco. Oh merda. Li facciamo così. Cazzo. Merda. Spara qui. Porca di quella troiaccia. Dove sono? Dove sono? Che palle, dai, alzati. Che casino, ragazzi. Che casino. Medikit piccolo, per forza. Cioè, c'è sto mitragliatore leggero e un lanciarazzi, scusate, ma io provo a lanciare un razzo, ma hanno rotto il cazzo. No, niente, non serve a molto. Cioè, un po' serve, ma... Vabbè, mi becco un po' di PTS, andiamo avanti. Qui? Si sale? Ah, ok, dobbiamo fare la stessa cosa. Spero tu abbia una buona mira. Andiamo di qua. Sempre quelli di prima incazzati neri. E
che palle. Lasciatemi stare. Che frenata, ragazzi. Saliamo, saliamo. Per un pelo. Per un pelo, veramente. Andiamo di qua. Sono veramente... stanno proprio neri. Stanno proprio neri. Scendiamo di qua. O ci si può passare a fianco? Vabbè, chi se ne frega del medikit. No, dai, cammina. Cammina. Mamma mia, che male. Rischio. Rischio. Oh, mamma mia, mi si è aperto il tasto. Ho premuto il tasto sbagliato sul joystick. Si è aperto Steam. Allora, cura. Un medikit medio potrebbe fare al caso nostro. Andiamo di qua. Cerco di andare un po' a zigzag. Torno indietro. Oh, m'ha preso. Vaffanculo. Devo girare un po'. Dai, sali. Che culo. Giriamo così. Sali sopra. Fai ciò che vuoi. Vedo di qua. Adesso con Regina mi pare dobbiamo arrivare fin qui. E lui ci copre. Vai. That was close. Your turn now. Zero. Col secondo razzo l'ho ucciso. Figo. Con tutti i razzi che ho sprecato non ci ricompro le munizioni. Però vabbè, è onesto. Un giusto scambio. Mi toglie quest'arma di merda. Mettiamo belle... ah no, Uzi. No vabbè, chi se ne frega. Mettiamo la pistola per il momento. Ce l'abbiamo fatta forse. Good job, let's go. I'm not gonna need this anymore. Pezzo abbastanza insidioso, superato. Ok, c'è un Dino File qui in bella vista, ce lo prendiamo. Abbiamo Regina che ci segue. Dino File preso, quindi non c'è da cercare altrove. Una scena. Regina, look. Over here. It's horrible. Who would have done this? La minaccia del triceratopo può andare a zi. Povera mamma triceratopo, non ha affatto gradito che il suo cucciolo è rimasto stecchito lì a terra. Anche comprensibile. Dobbiamo sparare un po' di colpi. Che male. Potevano mettere però l'analogico qui, che palle, per quelle freccette. Vediamo un po'. Che succede? Oh, sono in due adesso, cazzo. Tostissimo con le freccette. Oh.
ragazzi. Mancano, tirano due colpi, sono morto. Ah, qui ci schiatta, eh? Qui ci schiatta, eh? Oh, shit. Dai, finisci, ti prego. No! Oh, beccato appena in tempo. E dai, ma quanto dura? Oh, mamma mia, per un pelo. Wow. Proprio tosto, cioè. Too close for comfort. Yeah, that was some cool driving. Hey Regina, in front, watch out! Epica scena, ragazzi, dove David salva il culo dei nostri eroi e precipita con l'elicottero. There aren't any survivors now. So we failed. How could we let everyone die? Look, we still have the mission to retrieve the data on Third Energy Research. Dude, even if we get the data, how do we get back to our time? The activator for the gate has been destroyed, right? That's why we need that data. If we study it, we might be able to build another gate to go back. Fine. Let's split up and search the town for the data. David! Let's go. Okay. Obiettivi di missione aggiornati. Obiettivo primario: esplorare Dwarf City, individuare e recuperare il disco dati terza energia. Va bene, quindi si parte. Vediamo un po'. Potrebbero esserci dinofile nascosti tra i cadaveri? Sì, c'è qualcosa. Sì, no, è un dinofile. File. Non l'ho capito se è un dinofile o un file normale. Qui non c'è niente. Possiamo andare qua. Andiamo su questi. No. Tra in questa porta, il Robson Store. Oh, allora abbiamo carcassa che non ci interessa, direi. Che altro c'è? Solo quel file, una chiave. Hai preso chiave degli alloggi. Quindi probabilmente è tutto qui. Lancio del missile. Allora, dice che il piano di eliminare tutti i dinosauri nella città è fallito. Praticamente c'è un piano dei militari di lanciare una testata per distruggere tutto, praticamente quello che rimane di questo esperimento, e prendere il disco dati della terza energia, portarlo nel sito missilistico nella giungla e inserire i dati nella testata. Il missile dovrebbe essere lanciato a mezzogiorno di domani. Arriveranno prima noi e il missile, chi lo sa. Va bene, insomma, abbiamo capito, dobbiamo recuperare questo file dati. Usciamo. Quindi immagino possiamo tornare tutto indietro. Abbiamo preso la chiave. Quindi andiamocene di qua. Città alloggi. Oh cazzo.
Basta? Ok. Vediamo un po' se qui... No, non si apre. Si apre così? No. Che palle queste cose. Mamma mia, tutti li colpisce. Va bene. Ancora. E muori un po'. Escono dappertutto. Scappa! La porta è chiusa. Merda. Devo usare sicuro la chiave. Quindi apri oggetti. Non cura. Oggetti chiave. Chiave degli alloggi. Usa. Aperto la porta. Entriamo. Oh, scena filmata. Attenzione. Oh man, this is just what I don't need. Okay, I got a big surprise for you. L1, allora, guida il carro armato attraverso l'area. Utilizza i tassi L1 R1 per spostare il cannone, quello di azione per sparare. Inoltre, utilizzando il tasto dell'arma secondaria, lanciare una bomba stordente che rallenterà il nemico. Ci siamo. Quindi, non vedo un cazzo di dove sta il cannone. Se vi sto a sparare. Allora, dobbiamo sparare avanti. Per aprirci la porta. Mamma mia ragazzi, è tostissimo. Cioè, è tostissimo. Vieni qua. Porca troia. Dove cazzo sta il cannone? Non me lo vedo bene. Cioè, io vado a tutta, si può correre qui. Ma, cioè, oh, il carro. Ah, mi so che mi sono dimenticato di usare... Questo devo usare. Corri, corri, cazzo. No, qua ci schiatto, eh. Ci schiatto sicuro. Jesus. Oh merda, dove cazzo sta il cannone? No, gira di là. Di qua. Porca di quella troia. Cioè cazzo ragazzi, veramente tosto. Mamma mia. Non dirlo a me, eh. Non dirlo a me. Wow. Ci ritroviamo qui e vediamo un po' che cosa c'è. È rimasto inutilizzabile. C'è un qualcosa qui a terra. Maschera antigas. Vediamo. What happened?
my sister's necklace. This necklace belonged to my sister who passed away. What? This can't be possible. It looks so much like the one my sister used to wear. What do you mean? Well, I was a very different person before I joined the army. Just a worthless street thug. At the time, I was in a gang, and one day our rivals forced their way into my house. I wasn't home, but my mom and sister were. And they were... well, they're gone. And after that, I joined the army and have spent every day trying to make up for the past. Come on, let's go back to the patrol ship. We have no business here now. I found a gas mask over there. We could use it to get into the deadly poison zone in the jungle. Let's go. Siamo al posto di comando, ci è stato detto praticamente qualcosa, vedi, giornali, obiettivi, missione, qualcosa sulla storia di Dylan, il fatto che comunque quella ragazza, quando siamo entrati la prima volta, l'abbiamo vista, ci ha iniziato un po' a guardare strano, il fatto che il medaglione della sorella potrebbe significare qualcosa. In ogni caso, obiettivi di missione aggiornati, esplorare l'area avvelenata nella giungla, individua e recupera il disco dati della terza energia. Quindi dobbiamo andare in quella zona, se ben vi ricordate, dove non potevamo andare perché non c'avevamo la maschera antigas, mentre adesso ce l'abbiamo, ma ovviamente possiamo andare nei panni di Regina a salvare il dato, perché per questo episodio direi proprio che è tutto. Quindi andiamo sulla memory card. Vi invito a lasciare anche un bel like per supportare questa serie, un commento, fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. Per questo episodio è tutto, io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.